Ragazzuoli, buongiornissimo, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete tratto dal titolo, oggi vi porterò nuovamente in gara con me. A differenza della scorsa volta, oggi non vi farò perdere tempo. Il mallo l'ho già messo, guardate qua che bello. La condizione, cioè, ci siamo? Direi di sì. Vedete? Tocco troppo perché sennò si toglie, vedo che è ancora un pochino fresco. Oggi farò la prima uscita verso le 3:30. Adesso è mezzogiorno, quindi abbiamo ancora più di 3 ore di tempo. Ci rilassiamo, iniziamo a ricaricare, ci mettiamo con le gambe alzate, che dici tu? Relax, sì, esatto, la cosa migliore. Farò la prima uscita alle 3:20 nei classic under 24 e la seconda alle 4:30 negli open tall. No, ho visto che siamo veramente in tanti in categoria, quindi ci sarà da divertirsi. Adesso non perdiamo più chiacchiere, andiamo dentro e facciamo un po' come era la situazione. Ok ragazzi, tra meno di un'ora farò la prima uscita, infatti iniziamo a ricaricare, chiaramente con le Pringles. Allora, tutto bene? Numero 120 Mercanti Matteo dalla provincia di Roma, così come il numero 141 Piloti Francesco e infine il numero 188 Astra Pasqua Luca. Signori giurati, buon lavoro. Allora, se vi rilassate a frontale. Quarto di giro a destra. 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 Andiamo con il primo change, 188-91, 188-91. Bravo! Allora facciamo 800, 109, 141. Andiamo con l'indicatore, doppio decimile. Dorsale. Apre bene, di fianco espansione, il vostro lato va a piacere. Questa volta è
Allora, relax, fanno change 43-120. 43-120 change. Ritorniamo sulla posta di espansione, di lato, espansione. Ricevete. Bello! Schiena la giuria, doppio ricevete, colpaccio destro offenso. Fronte alla giuria, dominare le gambe. Posso del più muscoloso. Relax. Andiamo in victory. Victory pose. Ok, relax. Allora change 28-109, 28-109, la vostra posa migliore da regolamento, una delle tre, la scelta. Ok, relax, allora change 81-188, cambio 81-188. Doppio bicipite. Dorsale. Ok, allora possiamo far accomodare la categoria di tabacco. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I'm on this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See, where the crowd be? Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouth free, I'ma change that soon. Better watch out now, see? I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Ciao Lu! Numero 7 per poco, ma sono messo. Ciao Luca! Ok, ci siamo pronti? Sì. Allora possiamo anche per loro alzare la base. Post down, post down, forza ragazzi, nel vostro posto migliore. Facciamo accomodare 5 da un lato, 4 dall'altra. Sì, sulle X blu delle diagonali, ragazzi, grazie.
Un applauso a Nausica. A lei a premiare i partecipanti a questa categoria Mess Classica Fisica Juniores Under 24. Partiamo dalla nona posizione, il numero 109, Manera Daniel. Un applauso. Bravo. E due nel centro, con la competenza dell'1, il premio da Nausica. Allora, ottava posizione per il numero 39, Coccia Gianmarco. Anche tu al centro per ricevere il premio e poi dopo vieni qua dalla mia parte, quasi a raggiungermi sulla penultima X, che è quella dell'ottava posizione, cioè questa dove sono esattamente io in questo momento. Settima posizione per il numero 91, Galdisto Matteo, un applauso. Stessa routine. Sesto posto del Men's Classic Fisica Juniores Under 24 per il numero 28, Cappucci Matteo. Alessandro, perdonami, scusate, si è ripetuto la linea. Quinto posto, il numero 120, Mercanti Matteo. Vai Luca, vai Luca! Dai. Mentre dietro si riducono i ragazzi ancora in attesa di verdetto, tre di voi andranno direttamente a Budapest la settimana prossima. Uno, come gli altri premiati fino adesso, rimarrà purtroppo fuori. E quest'ultimo, fra il quarto classificato appena fuori dal podio, è il numero 188, Mastra Pasqua Luca, un grande applauso. Come vincitore della categoria Men's Classic Physique Juniores Under 24, Fontani Nicolò, il numero 81. Ecco la musica che ti porta la medaglia d'oro, la coppa. Ragazzuoli, prima gara andata, nel frattempo per una gara e l'altra, che tira. Primo sottino della mia vita, perché tipo io non bevo. Ragazzi, momento chilling. Momento chilling. Non so quanto faccio bene, perché tipo tra 20 minuti è un'altra gara, però... Tira, si disidrata. Ha detto il coach, quindi... Si disidrata, ci sta. Numero 8, Barretta Nicola, il numero 60, Denaro Christopher, il numero 74, Fava Umberto, il numero 94, Giacomo Matteo, il numero 174, Tremzan Gianluca e il numero 188, Mastra Pasqua Luca. Ci dà a voi la parola. Allora, se mi resta da affrontare, allora facciamo un leggero passo a 188 a sinistra, appena. Quarto sulla destra. Quarto sulla destra. Quarto sulla destra. Quarto di giro a destra. Doppio bicipite. Dorsale. Di fianco espansione, trecipite, schiena la giuria, doppio bicipite. Dorsali.
polpaccio sinistro flesso. Fronte alla giuria, addominali e gambe. Vacuum. Posa del più muscoloso. La vostra posa migliore. Ok, allora mi dicono la giuria, siamo a posto, la possiamo far scendere gli atleti. Mastra Mascolunga numero 188, ti invito a rimanere. Bravo! Riteniamo anche gli altri atleti della categoria Men's Classic Physique Open Tall, il numero 5 Balboni Nicola, il numero 8 Barretta Nicola, il numero 60 Denaro Christopher, il numero 74 Fama Umberto, il numero 94 Giacomo Matteo e il numero 174 Trevisani Gianluca. Allora, anche per questa categoria alziamo la musica e post down, forza ragazzi, le vostre forze migliori, categoria Classic Tall. Arriva in settima posizione il numero 5, Balboni Nicolò, un applauso! Vai al centro, così che arriva Nausica per la premiazione. Sesta posizione invece, se l'è guadagnata il numero 60, Denaro Christopher, un applauso anche a lui! Allora vediamo chi è invece che si è classificato in quinta posizione, è il numero 74, Fava Umberto, un applauso! Sempre al centro prima per prendere la premiazione. Adesso andiamo a vedere chi è che invece è arrivato quarto, subito fuori dal podio, il numero 188 Mastra Pasqua Luca, un applauso anche per lui. Ecco la medaglia, e dunque si tratta di Giacomo Matteo, Barretta Nicola e Trevisan Gianluca, e che automaticamente ci dice che vince categoria Men's Classic Fisico Pentone, quindi campione nazionale 2022 del 14° campionato NBFI, accedendo anche a quello che sarà tra pochissimo l'assoluto di categoria, il numero 174 Trevisan Gianluca. Ed ecco. Basta, non ne voglio più sapere. Gare andate. Comunque, quarto posto nei Classic Under 24 su 9 atleti e quarto posto su 7 atleti nei Classic Open. Sono contento, però dopo vi spiegherò meglio. Poi ci andiamo a Ferrari. Andiamo, andiamo. Guardate un po' dove siamo, raga. Al McDonald's. Tipo, sono 19 anni che non lo mangio, forse anche 20. Beh, andiamo. Ragazzi, se questo video raggiunge almeno 2000 mi piace, prossima volta vado al Mac senza maglietta, ve lo giuro. Muore, può mangiare il Mac. Ragazzi, ho appena ordinato il mondo, ma questo qua è tipo sullo spuntino, poi tra due ore andiamo a cena fuori. Niente, adesso si prevede una serata piena di sgarri, quindi rimanete connessi. Ok ragazzi, come spuntino il bro ha preso 6 nuggets, un toast, le ricche col cheddar, un crispy McBacon, una coca zero perché siamo a dieta. Tu coach, che hai preso? Ho preso un panino, però adesso tu queste cose le guardi e le riporti indietro. Cos'è? Un'altra barzelletta? Davanti al coach.
No, beh, dai, meritati. Meritati, meritati, dai. Aspettavo questo momento tipo da 3 mesi di preparazione. Quanto durerà questa condizione? Fino a stasera forse. Forse. Comunque il coach vuole spendere 2 parole. In pratica cos'è? Che non mi hanno fatto vincere perché ho solo 18 anni, solo per quello. Cioè non puoi pensare di vincere solo 18 anni. Che se c'è qualcuno che non coglie tipo il riferimento a TikTok, pensa che siamo scemi. Ops, per magia è comparso anche lui. Ok raga, primo sgarro andato, guardate un po' la condizione. Ah, sei venuto peso. Direi che tra 2 mesetti partiamo, dai. Comunque no, principalmente con Fiore, perché ho mangiato veloce, ho mangiato tanto e basta, ci vediamo dopo per la cena. Ragazzi, per cena siamo al mercato centrale di Firenze, adesso vedremo un po' di trovare qualcosa di buono. Let's go raga, non bisogna sgarrare. Chiaro. Ehi raga, ci siamo? Sgarro dei campioni. C'è la griglia di gioco. Accettano il fatto che sono uno youtuber ormai. Vabbè. Ragazzi, abbiamo preso 2 margherite con la mozzarella di bufala, quindi top quality. Taste test. Buono. Ben cotta. Buono. Vediamo se c'è ancora la condizione. Minchia. Beh, domani siamo messi per un'altra gara, domani con... Raga, comunque mi raccomando, se volete supportarmi spaccate il tasto like, che in questo periodo è l'unico modo per supportarmi. Finisco la pizza e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, come potete vedere sono appena rientrato a casa a Rozzano. Che dire ragazzi, niente, esperienza fuori dal normale, veramente stupenda. E ripeto, per essere la prima gara, per essere stato il più giovane in tutta la federazione e per essere in questo mondo da meno di un anno sono più che soddisfatto. Perché comunque 4° posto su 9 atleti è più di metà classifica, quindi ci sta. Giudizio finale a parte, esperienza veramente veramente bella. Più che altro mi è stata strautile perché ho ricevuto un sacco di feedback sia da parte degli atleti che dai giudici. Perciò in questi mesi saprò su quali punti lavorare di più. Niente cucci, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, ma più che altro spero che vi abbia dato un po' di motivazione in più. Se così fosse, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like e un commento riguardo la gara, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così almeno quando esce un prossimo video non ve lo perdete. Domani ne registrerò uno nuovo veramente veramente bollente, quindi mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Let's go!